Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Rock Wayne, benvenuti a un'altra mia recensione come vedete oggi vi recenserò quattro bellissime action figure di Elvis Presley prodotte dalla McFarlane Toys prima di iniziare questa recensione ci tenevo a dirvi che questa recensione l'ho realizzata per ricordare che 41 anni fa moriva l'unico e solo re del rock and roll, Elvis Presley, il mio grande mito chi mi conosce da tanto tempo sa bene che ehm, io ho un amore particolare per questo grande artista. Come vi ho detto a inizio video, queste action figure sono state realizzate dalla McFarlane Toys. La McFarlane Toys ha realizzato ben 8 action figure semistatiche dedicate alla Red El Rock. Qui ne vedete quattro. Nel prossimo video che caricherò vedrete le altre 4 restanti. Queste 8 action figure la MacFarlane le ha realizzate tra il 2003 e il 2008. E adesso nel suo particolare vi recensirò le action figure semistatiche di Elvis Rockabilly, Elvis Golden Jealous Rock e Blow Away. E quindi iniziamo dall'action figure semistatica di Elvis Rockabilly. Allora, perché si chiama intanto Rockabilly? Intanto perché ci presenta il primo Elvis in assoluto, quello che è appunto esploso nel 1956 come grande star. Eh, L'Elvis che appariva nelle tv degli anni '50 e fece scandalo appunto in tutte le famiglie che lo guardavano. E poi questa action figure viene chiamata Elvis Rockabilly, perché appunto eh, fu proprio il Rockabilly, il primo genere musicale che Elvis suonò e cantò nella sua carriera. Eh, è vero, Elvis è chiamato il Re del Rock, ma la gavetta della sua carriera la fece proprio eh, suonando e cantando il Rockabilly. Iniziò così la storia, amici miei. Il rockabilly si sa è una miscelanza di country e rhythm and blues eh, che appunto il misto di questi due generi dà vita al, al rockabilly. Allora, intanto c'è da dire che questa versione unisce due immagini iconiche del personaggio. Una è appunto eh, la posa di questo Elvis, che riprende una mitica eh, fotografia scattata appunto nel 1956 durante la seconda apparizione al Sullivan Show, e l'altra è appunto questo, questa scritta Elvis Presley. Che è ripresa appunto da, dal, dalla mitica copertina del primo LP di Elvis, questa scritta che appunto in quel disco fece storia e fece anche scuola. Questo, queste, queste lettere così grandi, eh, con questo col suo nome qui colorato in rosa e il cognome in verde. Comunque, adesso diamogli un'occhiata un po' più da vicino. Ed ecco il primo piano appunto di questo Elvis Rockabilly Allora intanto come somiglianza Naturalmente non posso dire che molto molto somigliante Però diciamo che dà l'idea del personaggio in questione Devo dire che i capelli sono abbastanza ben scolpiti Nell'insieme devo dire che il viso è abbastanza apprezzabile. Scendiamo un po' giù. Guardate qua la giacca, la camicia, la cravatta, ecco qui il suo braccio dalla sua parte destra, ecco qui l'altro braccio. Qui la giacca, i dettagli, vedete i bottoni, la tasca, la chitarra. Guardate come è fatta bene la chitarra con la scritta Elvis Presley. La chitarra, come vedete, ha, le, ha delle vere corde in nylon. scendiamo un po' giù nelle gambe ecco qua questi mocassini bianchi davvero ben realizzati qui vediamo che c'è il microfono tipico microfono anni 50 qui appunto c'è l'asta Vediamo qui la scritta, da notare che è scolpita in rilievo, qui appunto Elvis e in basso il cognome Presley. Allora questo Elvis Rockabilly ha un punto di snodo di rotazione sulla testa molto minimo, eh, punti di snodo di rotazione qui nelle braccia, Uh, un punto di snodo di rotazione nel suo braccio del, del suo lato destro, le mani, i polsi, nei polsi abbiamo una rotazione, poi abbiamo un punto di snodo nel bacino e infine un punto di snodo nei piedi, sempre una rotazione. E passiamo a questa versione Elvis Gold, here quindi anno in oro che eh, questa action figure semistatica ci fa capire che è il 1956, l'anno in oro di Elvis, ed è realmente così. In questa statuetta, in questa versione, Elvis ci viene presentato appunto con l'abito di lame dorato famosissimo uh, abito suo, appunto utilizzato in diversi concerti degli anni 50 tra il 1956 e il 1957, nonché è stato anche utilizzata un'immagine con Elvis che indossa appunto questo, questo mitico abito in una uh, raccolta, in un LP, appunto, in una seconda raccolta di grandi successi. Che il sottotitolo era anche 50 milioni di fan di Elvis non possono sbagliarsi. Ed ecco il primo piano di questo Elvis Gold. Here, come potete notare, questa figura è nettamente un po' più somigliante ad Elvis rispetto alla precedente figure che vi ho mostrato prima. Sabile. Notate che ci sono sempre purtroppo dei piccoli errori di fabbrica, dei piccoli difetti di painting di fabbrica, ma purtroppo... Notate qui questo effetto 3D del, del suo ciuffo, davvero, davvero ben realizzato. Scendiamo un po' più giù. Guardate qua i dettagli del suo abito, con ecco quale mani. Ecco qui l'altra mano. Notiamo che impugna una specie di penna, non, non so come descriverlo, altrimenti scendiamo, guardate le gambe come sono ben, ben scolpite, guardate i piedi. Qui il suo microfono, qui c'è la sua asta e qui appunto c'è il suo microfono. Notiamo che sul retro della, della figure c'è eh, questo questa specie, appunto di cartone eh, che ricorda appunto un, un, un manifesto pubblicitario di un suo concerto. Vediamo che c'è scritto qui New York City, ecco qui l'immagine di Elvis col vestito in lame d'oro. Notiamo appunto la data di un concerto. E notiamo qui alcuni brani di successo di Elvis come Tommy Cruel, Un Dog e Love Me Tender. I punti di snodo di questo Elvis Gold here sono appunto rotazione qui alle braccia, una piccola rotazione sulla testa, un punto di snodo sul bacino e nient'altro. Passiamo adesso alla versione Jealous Rock che, come vedete, appunto ritrae Elvis in una delle sue pose storiche durante il mitico balletto. Della, del brano jealous rock appunto estratto dal mitico film jealous rock intitolato da noi in italiano il delinquente del rock and roll mitico film del 1957 ed ecco il primo piano di questo elvis jealous rock da notare che questa versione è nettamente più somigliante ad elvis rispetto alle precedenti due figure che vi ho mostrato prima veramente qui ha ah, un'espressione molto realistica notate a questi occhi chiusi la bocca aperta da notare che si intravede la lingua e i denti veramente veramente bellissimo Guardate i, suoi, guardate i suoi capelli come sono ben scolpiti. Scendiamo un po' giù. Guardate questo abito da scena, appunto proprio presso dal film, come è ben realizzato. l'altra mano guardate l'effetto del, delle vene sulle mani guardate qua la giacca guardate qua le pieghe del, del cavallo dei pantaloni guardate qua i piedi le scarpe Come vedete la base di questa action figure ritrae appunto un mucchio, un, un insieme di eh, dischi in vinile, forse degli RPM, sì, giusto, c'è scritto RPM, quindi dei singoli. E come notiamo c'è scritto Gelas Rock 1957, Elvis Fresley. Notiamo che sul davanti c'è questa scritta Elvis. Bellissimo. E notiamo che lateralmente notiamo che lateralmente appunto c'è questa scritta, c'è questo pannello nero con la scritta del film, appunto Jealous Rock. Come vedete alle spalle del nostro Elvis abbiamo la ricostruzione dei cancelli di una cella della prigione, davvero abbastanza ben fatti, ben realizzati. Guardate qua il, il retro di questa figura come è anche ben realizzata. Sembra proprio Elvis dal retro. I punti di snodo in questa versione sono veramente pochi, abbiamo una rotazione sul bacino, un punto di snodo limitato di rotazione sulla testa, eh, dei punti di snodo di rotazione qui sulle braccia e dei punti di snodo di rotazione nei polsi. E concludiamo questa prima parte di questa raccolta di queste action figure semistatiche della McFarlane dedicata ad Elvis con questa versione Blue Away. Allora questa versione Blue Away cosa ci vuole rappresentare? Ci rappresenta un successo cinematografico di Elvis. Ed esattamente ci rappresenta appunto Blue Away, film del 1961 che ebbe un enorme successo, incassò tantissimi milioni di dollari, un successo mondiale anche grazie alla meravigliosa e stupenda colonna sonora che eh, stiede tantissime settimane al primo posto nelle classifiche principali ed ecco qua il primo piano di questa figura elvis blue away Come vedete anche questa è abbastanza somigliante ad Elvis, non dico che sia precisa precisa, ma diciamo che è una di quelle figure che dà l'idea del personaggio in questione. Purtroppo la posa è un po' difficile, diciamo, da rendere credibile, la posa facciale, però la MacFarlane ha fatto del suo meglio. davvero carino lo scalp anche qui possiamo intravedere la lingua e i denti nell'insieme il viso mi sembra abbastanza scolpito scendiamo un po' giù guardiamo questa sua mitica camicia rossa a fiori bianchi che è una che è una delle tante camicie che Elvis indossa nel film vediamo che ha questa ghirlanda, hawaiana vediamo qua la mano il braccio vediamo qui l'altro braccio e vediamo che l'altra mano impugna un ukulele Scendiamo qui nelle gambe, vediamo qua le scarpe, guardate come sono ben fatte. Qui purtroppo si riesce ad intravedere il ferretto, ma purtroppo è un difetto di fabbrica. Guardate qui la base come è ben realizzata. Vedete ha questo effetto di terra con l'effetto sabbia, Vra veramente bellissimo. Qui sul davanti appunto abbiamo il nome scritto Elvis, tutto eh, con effetto legno. Notiamo che alle spalle del nostro Elvis c'è questa tavola da surf che compare nel film che rappresenta la tavola di Elvis. E vediamo che c'è uno sfondo appunto con il titolo del film e con questo sfondo appunto molto da spiaggia hawaiana. Vedete con le palme il cielo azzurro, il mare e la sabbia. Anche qui le articolazioni sono abbastanza limitate. Abbiamo un punto di snodo di rotazione sul bacino, una leggerissima rotazione qui. Sul, sul collo un punto di snodo di rotazione nelle braccia un punto di snodo di rotazione eh, nei polsi e nient'altro e questa amici era la mia recensione dedicata a queste quattro bellissime action figure dedicate ad Elvis Presley prodotte dalla McFarlane Toys. Vi ricordo che questa appunto è la prima parte, perché pubblicherò una seconda parte con le restanti altre quattro action figure prodotte sempre dalla McFarlane. Quindi amici, questa era la mia recensione, fatemi sapere che cosa ne pensate con un messaggio scritto o con un mi piace. Al prossimo video, e come vi dico sempre, ma che cosa è?